Cari amici camperisti, buongiorno. Allora, abbiamo montato tutti i vari accessori, eccetera, adesso siamo pronti a partire. Prima di partire, però, dobbiamo fare un discorsetto riguardante il peso del camper. Peso vuoto e peso massimo ammissibile. Il peso massimo ammissibile è indicato sulla carta di circolazione. Il peso vuoto del camper è consigliabile, una volta comprato il camper e installati i vari accessori, portarlo in pesa e con il guidatore a bordo, con mezzo serbatoio di carburante, con 10 litri di acqua e con il cavo della corrente e i cunei. E questo che stabilisce la legge per quanto riguarda il peso a vuoto del camper, in modo da sapere quanti chili possiamo caricare. Allora, se guardiamo il peso a vuoto del camper, le modalità del costruttore per l'omologazione del veicolo sono diverse, a seconda che il costruttore sia più o meno serio. Infatti, in genere i veicoli per aumentare la portata vengono portati all'omologazione senza la ruota di scorta e a volte anche senza il crick. Poi il serbatoio dell'acqua potabile vuoto, il serbatoio del gasolio riempito a metà, in genere si cerca di, nei moderni camper eccetera, il serbatoio è ridotto a 60-70 litri, quindi metà serbatoio sono 30-35 litri di gasolio. Il guidatore, la legge prevede una 75 kg, però se il costruttore ci mette sopra una signora di 60 kg, il peso omologato per loro va bene lo stesso. E a volte il mezzo viene portato anche senza cuscini e materassi interni. Di conseguenza il peso vuoto del camper è ridotto. E ci potrebbero essere delle sorprese quando ci viene consegnato. I fattori che diminuiscono la portata utile al momento della consegna sono una motorizzazione migliore, ad esempio passaggio da 120 a 140 o da 177 cavalli per quanto riguarda il Ducato, oppure scegliere una motorizzazione di, per esempio, di 3000 di cilindrata al posto di 2003. Poi la batteria della cellula, il veicolo viene sempre pesato e omologato senza la batteria della cellula. Il tendalino che viene messo in fase di acquisto e non viene considerato nel peso vuoto del camper. Poi il pannello fotovoltaico, alcune case montano già il pannello fotovoltaico e è incluso nel peso omologato a vuoto, altre invece non lo montano, per cui si decide di montare un pannello fotovoltaico. Il pannello fotovoltaico pesa in media 10 kg, se si opta per quelli molto sottili e pieghevoli il peso si riduce a 1-2 kg, però il costo lievita. E potrebbe arrivare anche 3-4 volte, 5 volte il prezzo di un pannello fotovoltaico normale. Poi va considerato anche l'impianto TV, antenna satellitare pesa di più di un'antenna digitale terrestre. Se poi si mette anche la televisione, questa va considerata sempre nel peso a vuoto del camper. E poi c'è il portabici esterno, che se si vuole montare anche questo influisce sul peso esterno. Quindi una volta montati questi vari accessori e comperata la ruota di scorta, che è consigliabile, si va in pesa. Chiaramente è difficile che al giorno d'oggi che un guidatore pesi 75 kg, a meno che non sia molto magro.
in genere il camper viene comprato soprattutto da pensionati. I pensionati è raro trovarli di 75 kg. Di conseguenza, quando avete preso il camper, metteteci dentro 10 litri di acqua, metteteci dentro mezzo serbatoio, se avete messo la batteria, il tendalino, il pannello fotovoltaico, l'antenna, il portabici esterna, andate in pesa e pesatelo. A questo punto la differenza tra 3500 e il peso che avete rilevato dà la portata. Bisogna fare attenzione però anche che ci sono veicoli con una portata inferiore, per esempio 3300 kg, soprattutto con i van piuttosto piccoli, e di conseguenza in questo caso la portata si riduce. Vediamo quindi la scheda successiva che dà l'indicazione del peso a vuoto del camper e dei fattori che diminuiscono la portata utile al momento della consegna. Quindi abbiamo detto un peso vuoto in ordine di marcia, la legge stabilisce il peso conducente chili 75, serbatoio carburante riempito a metà, 10 litri di acqua per ogni persona trasportata, cavo corrente e alcuni livellatori. E bisogna riferirsi alla riga F2 sul libretto di circolazione. Quindi la portata massima di un veicolo è 3500 kg, ponendo che il veicolo sia 3500 kg, meno il peso a vuoto in ordine di marcia. E di conseguenza questo stabilisce la portata massima. Ad esempio 3500 kg meno un peso a vuoto dichiarato dal costruttore di 3050 kg da 450 kg che si possono caricare. Allora, se noi facciamo un esempio del peso in ordine di marcia di 3050 kg, i fattori che modificano il peso in ordine di marcia possono essere l'installazione della batteria di servizio, in media una batteria pesante, una GM pesa sui 35-36 kg. Se si opta per la batteria al litio i chili sono 8, però è molto costosa e richiede un impianto altrettanto costoso, quindi poniamo una batteria AGM. Poi un portabici esterno 12 kg, un tendalino altri 12 kg, una ruota di scorta 36 kg, tavolo esterno, sedie e stuoia 34 kg e un pannello fotovoltaico 10 kg. Quindi un totale di pesi di accessori di 140 kg. Quindi se noi sottraiamo dai 450 kg della portata massima i 140 kg del peso degli accessori, il peso rimanente è 310 kg. Supponiamo adesso un equipaggio formato da due persone e due bambini. Allora, un guidatore è un po' corposo, quindi ad esempio 90 kg. La differenza di 15 kg va messa in conto. Poi vi è un passeggero, mettiamo una signora, 60 kg. Due bambini medio-piccoli, 40 kg. Di conseguenza, se sottraiamo questi pesi al peso totale risultante tolto dagli accessori, il peso rimanente è di 195 kg. Allora, dicevamo di 195 kg.
Poi aggiungiamo 30 litri di acqua aggiuntivi, 10 litri sono già conteggiati in fase di omologazione, mettiamo altri 10 litri per ogni persona trasportata, quindi 30 litri. Poi mettiamo due biciclette per adulti, 30 kg, che va bene, e due per bambini, 20 kg. Poi lenzuola, coperte e cuscini, 10 kg, stoviglie, pentole, piatti, 10 kg. E poi, non l'avevamo detto, ma se abbiamo montato la TV e l'impianto satellitare oppure un'antenna digitale terrestre, in media il peso è intorno ai 15 kg. Quindi il peso utile rimanente è di 80 kg. Se poi mettiamo cibi, bevande, giocattoli e vestiario per 4 persone, vediamo che facciamo fatica a rimanere in questi 80 kg. Arrivati a 3500 kg, se si vuole caricare anche il cane, non si può, bisogna lasciarlo a casa. Idem se la nonna vuol venire con noi. Se la nonna vuol venire con noi, dobbiamo rinunciare ad esempio alle biciclette, dobbiamo rinunciare all'acqua aggiuntiva, dobbiamo diminuire il bagaglio, eccetera. Comunque non possiamo superare i 3500 kg. Facciamo il caso invece che al posto dei due bambini la coppia voglia viaggiare con un paio di amici. In questo caso mettiamo che l'equipaggio sia formato da 3 o 4 adulti, più facilmente tra 4 adulti, ad esempio 2 coppie. Abbiamo detto che il peso rimanente è 310 kg, una differenza del peso di guidatore 15 kg, il coniuge del guidatore 60 kg, il coniuge degli amici 60 kg e l'amico mettiamo sugli 80 kg. Quindi in questo caso il peso rimanente è di 95 kg. Quindi dobbiamo caricare solo 10, per rimanere nel peso dobbiamo caricare solo 10 litri di acqua, niente bici, l'impianto TV è relativo impianto TV, abbiamo detto che è 15 kg. Le lenzuola, coperte e cuscini sono per 4, quindi 20 kg, stoviglie e pentole 10 kg, rimangono viveri e bagagli di 40 kg, che è un po' problematico rimanere dentro per 4 persone. Facciamo anche un altro caso, una coppia che vuole portarsi la motocicletta. Ha detto che la motocicletta, non tutti i camper hanno il gavone omologato per un peso di una motocicletta. Alcuni possono, hanno una portata di 300 kg, altri però non possono montarla. Quindi diventa obbligatorio montare un portamoto esterno. Portamoto esterno e motocicletta abbiamo ipotizzato un peso di circa 350 kg. Con 350 kg e una portata di 450 kg vediamo che già con la moglie siamo a 410 kg, quindi ci restano 40 kg di peso residuo, quindi è praticamente impossibile rimanere nel peso del residuo. Quindi se dobbiamo portarci dietro la moto dobbiamo, se possibile, far omologare il veicolo a 4250 kg, ma questo richiede una patente C. E se non è possibile in fase di vendita riportarlo a 3500 kg, diventa un problematico venderlo. Oppure mettere un gancio e prendere un carrello appendice, massimo 500 kg, con una patente B, però con limitazione 80 km all'ora. Oppure mettere un gancio e un carrello superiore, per esempio da 750 kg, che però richiede
il possesso della patente B e entrambi, sia col carrello appendice che con il carrello 750, bisogna fare un'integrazione dell'assicurazione. Per entrambi valgono gli 80 km l'ora, che potrebbe essere problematico in autostrada. Per ultimo, sui pesi, sfatiamo le dicerie che esistono a riguardo. Alcuni credono che i 3.500 kg ci sia una tolleranza del 5% arrotondata al quintale superiore, quindi farebbe portare il camper, per esempio, dai 3.500 kg a 3.700 kg. Questo non è vero. Il codice non prevede per i veicoli trasporto persone, e il camper rientra tra questi, una tolleranza. La tolleranza esiste solo per i furgoni commerciali, appunto del 5%, ad esempio il Ducato furgone 5% da 3.500 kg è ammesso una portata con tolleranza da 3.700 kg. Che però, ricordiamo, se il peso viene fatto con un veicolo bagnato, il veicolo carico, si superano tranquillamente i 3.500 kg. Va detto che un veicolo trasporto persone e trasporto merci omologato a 3.500 kg con la tolleranza, qualora si superi la tolleranza con il peso va a 3.700-3.900 kg, ci sono 36 euro di multa e un punto di patente. Se passa da 3.901 a 4.200 kg, la multa sale a 50 euro e due punti della patente, più il fermo del veicolo. Se supera il 4.201 kg, la multa va a 140 euro, 3 punti, revoca della patente e fermo del veicolo. Per il Ducato camper, in genere, la multa è da 165 a 639 euro. In genere, ho sentito la stradale, applicano sempre la multa massima, 639 euro. Quindi camper, ma anche macchina, non si può superare il peso massimo indicato sul libretto di circolazione. Ci sono persone che caricano persone sul camper o sulla macchina superiori al numero di persone massime omologate. Per ogni persona in più trasportata bisogna stare attenti, perché la multa può arrivare fino a 168 euro più due punti della patente. In questo caso viene pesato anche il veicolo con le persone a bordo, e se si supera anche il peso massimo per il guidatore c'è un'ulteriore multa di 300 fino a 335 euro più un punto della patente. Nel caso delle sanzioni per superamento del carico sul camper, anche solo 10 kg, ad esempio 3.510 kg, comportano una multa da 159 a 639 euro. Da 3.500 a 3.700 kg c'è la multa e si può proseguire in giornata. Il giorno successivo ne scatta un'altra. Da 3.700 kg a 3.900 kg c'è la multa e bisogna eliminare 200 kg di carico per rientrare nei 3.700. Da 3.900 kg a 4.200 kg c'è la multa, la revoca della patente e il fermo del veicolo. Oltre i 4.200 kg c'è la multa, la revoca della patente, il sequestro del veicolo e la denuncia all'autorità giudiziaria. Quindi bisogna fare molta attenzione. Quindi cerchiamo di rimanere entro i 3.500 kg.
Ok, allora se partiamo da soli ci può tornare utile una dash cam. Mettiamo una dash cam sul parabrezza anteriore e questa ci registra tutto quanto quello che avviene in viaggio. È da ricordare che la dash cam viene accettata anche da perizie e da tribunali in caso di tamponamenti e via dicendo. La dash cam oltretutto può anche lavorare da ferma quando il veicolo è fermo e che magari per sbaglio viene urtato da qualcuno. La dash cam registra anche la collisione. Poi diciamo una cosa che si possono aggiungere anche, abbiamo detto la sicurezza in camper, aggiungiamo che quando ci si ferma si può anche comprare una microcamera da installare in alcuni punti, ma non so, una di fronte alla porta d'accesso del veicolo e di fronte alla porta d'accesso della cellula, e che registrano anche eventuali effrazioni e chi entra o esce dal camper. Microcamere che costano poco e che hanno la possibilità wireless di essere collegate con uno smartphone e quindi vedere cosa succede all'interno del camper. Se poi sono posizionate con ventose eccetera al di fuori del camper, possiamo vedere anche se c'è il camper, cosa succede intorno al camper. La dash cam è collegata a 12 volt e ci vuole una scheda micro SD e può essere utile anche in caso di video del viaggio che abbiamo fatto per vedere il percorso che abbiamo fatto. Infine, vogliamo viaggiare con gli amici, ad esempio anche solo due camper tra di loro, oppure due o tre camper. Se sono due camper, va bene, possiamo collegarci con lo smartphone in modo da tenerci informati. E se sono tre camper, lo smartphone comincia a diventare un po' problematico. In questo caso conviene comprare un impianto ricetrasmittente portatile, detto CB o baracchino. C'è la possibilità di comprarlo in installazione fissa, però in questo caso bisogna montare un'antenna. Sconsigliabile l'antenna magnetica, perché loro la vendono, però se va messa sul cofano e con l'aria, con la pioggia eccetera, si potrebbe togliere e perdere. È consigliabile a questo punto, se proprio si vuole, mettere un'antenna fissa esterna sul cofano. Poi l'impianto CB fisso richiede l'installazione di un tecnico con taratura eccetera da parte di un tecnico specializzato. Noi nei nostri due camper abbiamo optato subito per un impianto Midland ricetrasmittente portatile, che volendo si può anche portare fuori del camper e può essere collegato con altri ricetrasmittenti portatili mediante impostazione della frequenza. Questo va collegato all'interno del veicolo con una presa accendisigari per l'alimentazione ed eventualmente può essere aggiunto un microfono esterno. E da notare che in genere questo mezzo funziona bene sia sui camper con cabina metallica sia soprattutto per i motorhome. Il motorhome funziona in maniera eccelsa perché la cabina è completamente in vetro resina e di conseguenza diventerebbe problematico mettere un'antenna e mettere la terra. Va bene, il prezzo totale, se si va a vedere un impianto fisso, viene intorno ai 120-130 euro, l'antenna altri 30-40 euro.
se si va a mettere l'impianto fisso, è già dotato di un microfono esterno. Se si prende il CV portatile, questo viene 150 euro più altre spese per il microfono per la CB. Va detto che la denuncia deve essere spedita per raccomandata all'ufficio regionale e con dati della rigida trasmittente, veicolo, eccetera. La copia denuncia bisogna tenerla a bordo del veicolo. Non serve più pagare la tassa di 12 volte. Bene, per questo è tutto, arrivederci alla prossima puntata.